telespettatori di OK Italia Parliamone, oggi parliamo della ristorazione. La ristorazione, sapete che è uno dei settori maggiormente colpiti da questa crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19. Tutti i ristoranti ovviamente sono stati chiusi subito con il primo lockdown, successivamente molti di loro sono stati autorizzati alla riapertura ma soltanto per il takeaway, soltanto per il servizio delivery, e a breve si spera che potranno riaprire, questo è certo, ma con tutta una serie di limitazioni legate alla garanzia per gli avventori di non contrarre il virus. Quindi laddove potevano prima essere garantiti 100 coperti, oggi magari se ne potranno garantire 30 per dare certezza di avere il distanziamento necessario interno per evitare eventuali contagi. Sapete che in tanti si stanno adoperando anche per mettere delle barriere di plexiglass o di vetro tra un tavolo e l'altro per poter anche limitare eventuali trasmissioni del virus da un soggetto all'altro, così come tutta un'altra serie di dispositivi individuali anche di protezione per il personale che deve ovviamente lavorare all'interno e anche sanificazione dei locali e tant'altro. Oggi abbiamo con noi, per parlare di questa problematica e poi vi racconterò perché, un giovane imprenditore, un giovane start-upper, come si suol dire, che è Procolo Casella. Buongiorno Casella. Buongiorno Massimo. E allora con Procolo Casella noi parliamo di una loro idea. Procolo Casella insieme ad altri due amici hanno creato nell'ottobre del 2017 una startup che si chiama Sunit, quindi mangiamo presto, facciamo velocemente, questo tradotto velocemente in italiano, ed è una startup che vuole ovviamente facilitare la fruizione dei ristoranti da parte dei commensali. Fin qui tutti voi mi direte: ma cosa c'è di nuovo, visto che già esistono tantissime piattaforme che vanno in questa direzione? Pensiamo a ForKit, pensiamo allo stesso TripAdvisor che ci dà notizie e altro. Ma l'idea innovativa che hanno avuto questi giovani imprenditori è maturata anche all'interno del Politecnico di Milano, dove hanno seguito nel 2018 un percorso di formazione su marketing e comunicazione. Nello specifico, oggi si sono attrezzati per implementare ulteriormente la loro piattaforma per poter garantire una serie di servizi che possano limitare veramente al minimo il rischio di contagio per quanti andranno nei ristoranti. Speriamo anche piuttosto che si superi velocemente anche la paura, perché un altro freno per poter andare nei ristoranti sarà quella proprio della paura da parte di tanti di poter contrarre il virus. Quindi esatto, sicurezza e rispetto delle norme di prevenzione, distanza, sono le parole chiave che voi avete tenuto a mente nel preparare la vostra piattaforma. Procolo Casella, in cosa consiste questa piattaforma? Velocemente, perché man mano dobbiamo entrare nel merito. È proprio così. Noi praticamente innanzitutto abbiamo lanciato il menu digitale, un po' come fanno tutti, o meglio come la strada che prendono ormai tutti, e quindi la possibilità di evitare di maneggiare il menu che hanno toccato gli altri utenti. Oggi il ristoratore dovrebbe praticamente avere il menu plastificato o sanificarlo ogni qualvolta, o magari averlo, ecco, usa e getta. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo lavorato su quelli che sono i nuovi problemi del ristorante, ed è quello proprio legato al cliente se ritorna all'interno del ristorante, proprio perché, come diceva lei Massimo, il cliente ha paura un po' di ritornare, ha il timore proprio e vuole avere la certezza massima, la sicurezza di poter rientrare a quella che è la quotidianità che un po' tutti vogliono. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato innanzitutto il virtual enter, cioè la fila virtuale, e permettere quindi al ristoratore di poter gestire la fila in maniera virtuale, evitando quelle che sono le file, no? Quindi le persone che si ammassano fuori al ristorante per cercare di entrare all'interno del ristorante. E viene fatta in maniera, diciamo, automatizzata con un nostro algoritmo. E oltretutto abbiamo lanciato il fast lunch, sarebbe a dire la possibilità, soprattutto per i lavoratori, di poter non solo prenotare il tavolo, ma di preordinare il piatto.
e cioè ci sarà la possibilità quindi da parte dei ristoratori di gestire la sala e soprattutto il tempo di permanenza degli utenti, in maniera tale da lavorare in maniera efficiente all'interno della sala e aumentare così il turnover. Per cui l'utente potrà ordinare, per dire, una cacio e pepe, un dolce, un caffè, pagarlo in anticipo e addirittura segnalare l'orario di arrivo, in maniera tale che il ristoratore già sarà preparato, e velocizzare, come dicevo prima, sia lato utente, ma soprattutto lato ristoratore. Ecco, quindi per i vostri clienti, anche perché ovviamente fate impresa e non siete dei benefattori, ovviamente dovete raggiungere un naturale profitto che possa compensare i vostri sforzi e il vostro lavoro. Vivete, ecco, questa app si manterrà grazie alla pubblicità oppure saranno gli stessi ristoratori, quindi gli imprenditori di questo settore, vostri clienti che pagheranno per poter beneficiare di questo tipo di servizi, anche perché penso che dovrete fare un grande lavoro per poter digitalizzare dal menu a tutti gli altri servizi. Assolutamente, noi siamo partiti con una campagna solidale, Sunit Solidale. Diamo praticamente gratuitamente per tutta l'estate Sunit, con quelle che sono praticamente le nostre feature, e addirittura abbiamo regalato il Virtual Enter per sempre a tutti i ristoratori, e non solo, anche tutti quelli che fanno parte del mondo food, per dire le gelaterie, fast food e via dicendo, proprio perché vogliamo dare diciamo in maniera evidente una soluzione a tutti quelli che sono ristoratori, vogliamo dare una mano e vogliamo contribuire a dare una mano ai ristoratori. Ecco, mentre stava parlando prima, mi stava venendo in mente che questo tipo di servizio, penso al Virtual Enter, la possibilità di garantire il momento preciso in cui io possa fruire del servizio richiesto, ma potrebbe anche essere adattata ad altri campi, mi spiego ancora meglio, c'è un gran parlare circa la possibilità per tutti noi di andare a mare, di andare in spiaggia. Gli stabilimenti balneari sono località, soprattutto in determinate zone del nostro paese, molto ma molto affollate, che mal si conciliano con ovviamente l'obbligatorietà di garantire una distanza minima di un metro tra un soggetto e l'altro. Quindi anche gli stessi stabilimenti balneari dovrebbero attrezzarsi in tal senso. Anche in questo caso avete per caso previsto con la vostra applicazione di poter estendere i servizi anche a questo tipo di settore? Assolutamente sì, tant'è vero che abbiamo già un nostro cliente su Cagliari, quindi parliamo della Sardegna, dove diamo la possibilità quindi di poter non solo di usufruire del self-ordering, ma anche di quello della Virtual Enter, quindi di poter prenotare magari un ombrellone e quindi i servizi. Noi in realtà ci rivolgiamo anche a quelli che sono tutti gli alberghi, anche per far riprendere quello che è il settore del servizio in camera, che praticamente stava perdendo un pochettino negli ultimi anni, e da lì la possibilità quindi di non solo di ordinare quindi le pietanze in camera, ma soprattutto quello di poter usufruire quelli che sono i servizi che offre praticamente l'hotel. Io penso che una delle cose importanti, lo diceva nel prima, è proprio quella anche della possibilità di non toccare uno degli elementi che forse maggiormente, più degli altri, può contribuire alla diffusione del virus, ovvero il denaro contante. Perché grazie all'applicazione, lo si diceva prima, l'avventore può tranquillamente pagare il proprio pranzo, avendolo deciso prima, ovviamente in maniera digitale, o anche pagarlo in maniera digitale direttamente sull'applicazione stesso dentro il ristorante. Perché è chiaro che se mentre io sono seduto a tavola mi dovesse venire voglia di un sorbetto al limone per poter riprendere con la degustazione di altre pietanze, devo ovviamente poterlo pagare al momento. Questo penso che possa essere assolutamente d'aiuto. Ma Procolo, che tipo di risposta avete avuto? Abbiamo parlato del proprietario del Lido Balneare a Cagliari, ma la ristorazione come sta rispondendo e se sì, dove siete già presenti? Allora, noi vorrei sottolineare il pagamento innanzitutto dallo smartphone, perché oltre al pagamento quindi dallo smartphone e quindi semplificare, no, quello che sono la fila e soprattutto di maneggiare i contanti, noi stiamo anche integrando quello che sono i ticket restaurant. Stiamo finalizzando un accordo con una delle società più grandi d'Italia, che detiene il 70% del mercato con 160.000 merchant e 2 milioni di utilizzatori, proprio perché vogliamo semplificare anche come dicevo prima, dal punto di vista soprattutto quello del lavoratore, no? Quindi della persona che in pausa pranzo necessita insomma di poter usufruire del ristorante per potersi cibare, no? Parliamoci chiaramente. Abbiamo ristoranti su Milano, Padova, Roma, Ravenna e Napoli e su Cagliari.
ci stiamo muovendo, noi inizialmente ci stavamo muovendo solo su Milano e Roma, però vista la necessità per il coronavirus, diamo la possibilità a chiunque di poter usufruire del servizio, anche perché è una grande opportunità per poter ripartire per quanto riguarda la ristorazione, quindi per dare un valido sostegno a quello che è il mondo del food. Bene, in un momento in cui le imprese italiane, soprattutto le piccole e le microimprese, sono veramente in ginocchio per assenza di liquidità, ma soprattutto per assenza di certezza circa il proprio futuro, sapere che dei giovani imprenditori stiano cercando con tutte le loro forze di mettersi in gioco per poter resistere loro per primi come impresa, perché sappiamo che aprire un'attività imprenditoriale comunque richiede sforzi, dedizione e tempo. Resistere quindi sul mercato, ma non solo, mettersi a disposizione degli altri per poterli aiutare a sopravvivere in questo momento, veramente ci fa piacere. Procolo, io ringrazio Procolo Casella per il suo sforzo a servizio degli operatori del campo della ristorazione. Vi seguiremo con attenzione e speriamo veramente che la vostra idea potrà essere di successo, come ne siamo praticamente certi, ma soprattutto che potrà essere di aiuto a quanti oggi stanno pensando realmente se conviene riaprire o chiudere per sempre le saracinesche dei propri ristoranti. Grazie mille a Procolo Casella, alla prossima. Grazie mille a voi. Grazie.